L'ex presidente sudanese Omar al-Bashir è comparso questa domenica in tribunale, dove è stato accusato di corruzione e detenzione di valuta straniera. Arrestato ad aprile, Bashir è parso in buona salute, mentre i militari l'hanno scortato fino all'auto che l'ha portato in tribunale. L'udienza è durata il tempo della lettura di capi d'accusa. Uscito dall'aula, l'ex presidente non ha risposto ad alcuna delle domande fatte dai giornalisti. In carcere, in una struttura di Khartoum, Bashir è stato deposto e arrestato l'11 aprile scorso dall'esercito, dopo 16 settimane di proteste di piazza contro il suo governo trentennale.